Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 23. Giulia uscì dal mio corpo e finalmente mi sentii normale. Ora hai capito che schifo di donna è tua moglie? Sì, ho la nausea. Lei se ne andò, io corsi a cercare il medico. Fatemi uscire, io so tutto. Ne sei sicuro? Sì, tutto. Ok. Domani mattina faremo delle visite di controllo e poi domani la rilasceremo. No! Io voglio uscire ora! Mi dispiace, ma non si può. Ok. Allora domani. Corsi nella mia stanza e senza pensarci due volte presi tutta la mia roba e mi calai giù dalla finestra. Non era altissimo, ma neanche basso, però non me ne fregai. Finalmente scappai e andai a prendere un taxi. Finalmente entrai nel taxi, gli dissi la via e dopo mezz'ora ero già a casa. Grazie, ecco a lei i soldi. Si figuri. Entrai a casa in silenzio e andai direttamente in camera di mia figlia. Mi mancava un casino. Stava dormendo, così piano piano la svegliai. Papà! Piccola mia, mi sei mancata. Anche te, papà. Pensavo che non ce la facevi a recuperare la memoria. E invece eccomi qui. Come stai? Sì, dai, a parte il braccio sto bene. Ma come mai sei a casa a quest'ora? Di solito alla mattina rilasciano i pazienti. Sono scappato. Non chiedermi come ho fatto con il braccio ingessato, ma ce l'ho fatta. E l'importante è che sono qui. Vero, dai. Papi, scusa, ma io ho sonno. Domani parliamo meglio. Va bene, piccola mia. Tranquilla. Buonanotte. Buonanotte, papi. Le diedi un bacio in fronte e uscii dalla camera. Dovevo cercare mia moglie, anzi, ex moglie. Ad un certo punto sentii delle voci maschili e delle voci femminili provenire dalla camera da letto. Non posso tirarmi indietro, devo affrontarla prima o poi. La porta era socchiusa, così l'aprii leggermente e quello che vidi mi fece quasi vomitare. Mia moglie era pancia in giù, col culo all'aria e lui. Quel grandissimo figlio di puttana, Christian. La cosa più schifosa è che il suo schifoso membro era nel culo di mia moglie. Entrai in camera mia e li guardai. Non se ne erano accorti che ci fossi io. Così presi il cellulare e andai nella fotocamera e scattai qualche foto e poi iniziai a fare un video. Per farvi capire quanto erano talmente concentrati a scopare che io ho fatto 10 minuti di video e si mettevano nelle posizioni più strane e oscene che ci siano. Finalmente mi notarono. Mia moglie sbiancò e lui si coprì. È da 15 minuti che vi sto guardando. Amore, non è come pensi. Te non parlare. Christian, cosa succede se Esther scopre tutto? Mi ammazza, non dirgli nulla. Lo farò. Non ti crederà. Tranquillo, che ho le prove. Non ti permettere. Si alzò e si avvicinò a me bruscamente. Non dirgli un cazzo, se no. Se no cosa, eh? Ti ammazzo. Ah sì? Gli afferrai il suo membro e iniziai a stringerli. Lui cadde per terra con le lacrime agli occhi. Staccai la presa e lo presi a pugni e a calci. Urlava dal dolore, così lo presi e lo caricai in macchina e lo abbandonai nudo nel bosco. Tornai a casa e mia moglie era ancora nuda nel letto. Amore, ti prego, perdonami. Puttana! Gli diedi una sberla. Lei stava lì in silenzio. Mi girai e andai in macchina. Guidai verso la casa di Christian per cercare Esther e fargli vedere il video.